Talo pugno di ferro. Proprio quello che ci voleva. Un altro squilibrato. Gli dovrò dare una lezione. Forza! Su, bello! Sammy, Duride sarà alla sua bottega. Forza, andiamo! Alexios, che piacere vederti! Forza! Andiamo! Forza. Potente Cefalo, ti supplico, mandaci un campione, un guerriero degno della tua grande lancia. Aiuta la tua sacerdotessa nel momento del bisogno. Cercavi me? Oh, Alexios, mi hai spaventata. Perché stai cercando un campione? Cerco qualcuno degno di vincere la lancia di Cefalo. Ho decifrato alcune delle iscrizioni del santuario. Dicono che la lancia è stata nascosta nelle grotte sotto Cefalonia quando il tempio è stato costruito. Puoi recuperarla per me, vero? Ti ricompenserò. Se la lancia è nelle grotte, io la troverò. Beh, forse è stato proprio Cefalo a mandarti. Cefalo aveva una lancia. Alexios, di certo avrai sentito questa storia da piccolo. Non avevo molto tempo per le storie. In effetti forse non è così. Ma sai che Cefalo ha fondato Cefalonia e ha dato vita alla stirpe di Ulisse. La sua lancia era un dono degli dèi. Si diceva che non mancasse mai il bersaglio. L'avrà nascosta nelle grotte dopo averla usata per uccidere sua moglie. Ha tirato una lancia infallibile verso sua moglie. Era a caccia e ha sentito un rumore tra i cespugli. Pensava fosse un cervo. Che storia triste. Sembra pericolosa. Beh, solo se la lanci contro qualcuno.
A cosa ti serve una lancia? Non vuoi darti alla vita militare, vero? Certo che no, ma pensa a quante persone verrebbero al santuario se avessimo la lancia di Cefalo. Con le loro donazioni potrei fare un sacco di cose: riparare il santuario, sfamare i bisognosi di Sami. Allora, dov'è la lancia? A quanto pare è nascosta nelle grotte sotto Cefalonia. C'è un ingresso a nord di qui. Forse puoi cominciare a cercare da lì? Dovrei sapere di più. Hai poca fede negli dèi. Se Cefalo vuole che la sua lancia sia rinvenuta, la troverai. Vedrò cosa posso fare. Oh, grazie. Preparerò un posto al santuario. Non tentare nulla di stupido. Sei qui per lavoro, Alexius? Va! Ciao, Duride. Come vanno gli affari? Senti, di a Marco che se vuole i suoi soldi deve venire di persona. Ah, ma ora qui ci sono io. Senti, ero in ritardo con il pagamento e ora Marco vuole il doppio per via degli interessi. Non mi rimarrà nulla. Il doppio? È un furto. È quello che ho detto a Marco. Lo conosci, è estremo. Se lo ripaghi, andrà tutto bene. Di a Marco che ho già pagato abbastanza. Non mi piegherò a un mercenario. O a qualcuno così stupido da chiedere un prestito al ciclope. Al ciclope? È così che ha comprato il vigneto. Senti, lo so che saresti morto senza Marco che ti ha strappato dalle strade quando eri un bambino, ma si sta comportando come un folle. Malaka. Comunque, gli devi lo stesso delle dracme. Aspetta che il ciclope metta le mani su di voi e sarete morti. Te l'ho detto, ho già pagato Marco abbastanza. Va bene, ti pago, smettila. Va bene, il denaro è tuo, ora vattene. È bello fare affari con te, Duride. Dimentica il mio nome! Non voglio che il ciclope venga a cercare me per il debito che non riuscirete a saldare. Come marmo,
diverso. Non ti danno un sbaglio. Alexios, sei tornato per parlare della lancia? Ho altre domande. Ma certo. Cosa vuoi sapere? Vedrò cosa posso fare. Oh, grazie. Preparerò un posto al santuario. Hai le ore contate prima che il ciclope venga a prenderti, Malaka. Vuole il suo denaro. Posso avere una proroga? Se non lo ripaghi, quando tornerà a Cefalonia, verrà a prenderti appena metterà piede a terra, capito? Cerchiamo di essere civili. Non puoi nasconderti per sempre dietro al tuo mistio, Marco. Il ciclope ucciderà te, lui e quella nanerottola che gira qui intorno. Certo, nessun problema. Troverò le dracme. Bene. O verrò a vedere il ciclope darti in pasto alle sue capre. Ah, Alexios. Vedo dal tuo sorriso che Duride ti ha dato le tue dracme. Non sto sorridendo. Ho appena scoperto dove hai preso le dracme per il vigneto. Ti ha dato di volta il cervello. Possiamo ancora trovare il denaro, vero? Ce la faremo sicuramente. Ormai non abbiamo altra scelta. Ci serve un piano. È la mia specialità! Ci vorrà ben più di uno dei tuoi soliti trucchetti. Ah, rimpiango i vecchi tempi. Ricordi? Era tutto più semplice. Non avevi niente, eri giovane e solo, e io avevo tutto. Ti ho donato il mondo intero. Cefalonia nel palmo della tua mano. Alexios! Cassandra! Non si vedono tutti i giorni pesci del genere, eh? Oh! Hai fame? Che ne dici di un accordo? Io faccio qualcosa per te e tu fai qualcosa per me. Così tutti ci guadagniamo. È un'ottima offerta. Pensaci. Aspetta! Cefalonia. Bel dono. Non saresti nulla senza Marco. Guarda dove siamo arrivati. Eri un orfano di strada, ora sei un mistios con una dimora. E il ciclope ci porterà via tutto. Non posso proteggerti per sempre da lui. Ucciderà anche me. Oh, non devi temerlo. Guardati. Come posso resistergli? Con che armi? Una lancia arrugginita? Un arco spezzato? Eccoti. Nasconderti in un tempio non ti salverà da me, Marco. Drusilla! Stavo proprio parlando di te. Ah, sì? Mi serve quel legname, Marco. I nuovi archi saranno famosi in tutta l'isola. Ma non posso fare niente con quei Malaka dei banditi che bloccano le consegne. Certamente! Beh, stavo proprio spiegando i dettagli al mio amico Alexios. Ha già un piano per occuparsi dei banditi.
Mi conosci? Sono sempre pronto. Che ti dicevo? Farà tutto il possibile. Non importa chi, ma sarà meglio che qualcuno faccia fuori quei banditi. Oggi! Un'idea fantastica! Io... devo correre a casa, Alexios. Ho escogitato un piano per la questione Ciclope. Passa a trovarmi quando hai tempo. Se vuoi il tuo legname, prima ripara il mio arco rotto. Di solito pago a lavoro ultimato, ma qui le cose vanno a rilento. Seguimi. Questi archi mi renderanno ricca come Creso. Sono così ben fatti. La guerra si avvicina. Agli ateniesi serviranno dei buoni archi per sconfiggere gli spartani. Ci guadagnano tutti, suppongo. Parli come Marco ora? Le sue idiozie non ti hanno ancora stancato. Faresti una forterra. Per di più, ho saputo che sei di Sparta. Lo ero, molto tempo fa. Ora sono di Cefalonia. Dammi qua. Ecco qua, come nuovo. È un arco forte come Eracle in persona. Provalo. Colpisci quei manichini con le tue frecce. Quel che è giusto è giusto. Ora andrai a prendere il mio legname? Quei bastardi meritano una lezione. Quel che è giusto, avrai il tuo legname. Ah, finalmente. Marco è fortunato che ci sia tu a salvarlo. Qualche idea su dove siano i banditi? Io fabbrico archi, non sono certo un segugio. So solo che sono sulle montagne. Darei un'occhiata ai campi di legname. È pieno di alberi. Perché ti serve proprio questo tipo di legname? Sto lavorando a un nuovo tipo di arco. Più flessibile, più resistente e dalla gittata più lunga. Ma mi serve un tipo di legno particolare che cresce sulle montagne. Mi occuperò dei banditi. Vedi di farlo, e in fretta. È inutile che continui a lamentarti. Ucciderò i banditi e ti porterò quel dannato legname. So che lo farai. Mettici il tempo necessario. Mi fido di te. Ho fatto qualcosa per te, ora tu fai qualcosa per me. Recupera il mio legname. Sami, chissà se riusciremo ad andarcene senza finire in una rissa. Ti voglio prendere in giro. Questo posto non cambia mai.
Meglio stare nascosti. Thank you.